Presidente Mari, l'Unione Europea ha l'ambizione di diventare il primo continente a emissioni zero entro il 2050, ma affinché ciò sia possibile occorre anche il contributo del mondo delle costruzioni? Beh, direi di sì. Il mondo delle costruzioni è indubbiamente il mondo che più genera valore e allo stesso tempo più genera impatto dal punto di vista ambientale. Il settore dell'edilizia, insieme anche alla filiera dell'immobiliare, sono responsabili per le emissioni di oltre il 36% dei gas serra, il 40% di energia, il 50% di materie prime estratte. E l'acqua, il 21% di consumi di acqua vengono da questo ambito. E poi non bisogna dimenticarsi che noi viviamo all'interno degli edifici e c'è un'altra variabile nella quale siamo diventati particolarmente consapevoli, che è quello della salubrità. Vivendo all'interno degli edifici corriamo il rischio di aumentare la probabilità e le problematiche legate alle malattie respiratorie. Lo strumento dei rating system di sostenibilità dell'edilizia rappresenta una risposta valida a questo bisogno? Ci sono due elementi principali nel merito. Il primo è collegato alla necessità di misurare. Se dobbiamo raggiungere degli obiettivi, va da sé che dobbiamo mettere in piedi delle strategie misurabili. Misurabili come? Il primo elemento è misurabili come complessità, accettando la complessità, quindi mettendo al centro l'edificio come sistema o i quartieri come macrosistemi. Ecco, se facciamo questo, non possiamo non considerare le varie variabili di impatto insieme e i protocolli servono esattamente a questo. Sono delle linee guida e a loro volta degli strumenti di misura per comprendere l'impatto che noi generiamo. Hanno un ulteriore valore molto forte. Permettono di articolare le catene del valore delle singole filiere a obiettivi comuni, ovvero se l'obiettivo è riduzione di energia, di acqua, maggiore salubrità, maggiore economia circolare e così via, quindi una decarbonizzazione un po' di tutto l'insieme dell'ambiente costruito, beh, questi protocolli permettono di definire specifiche ai materiali, ai prodotti, ai sistemi che compongono l'ambiente costruito e gli edifici, permettono di meglio progettare e permettono di meglio realizzare per traguardare questi obiettivi finali, che poi non sono altro che un valore importante, ovvero l'ambiente costruito impatta e noi dobbiamo misurare quanto siamo in grado di ridurre questo tipo di impatto. Perché bisogna passare da un sistema di incentivazione a una vera e propria finanza green a sostegno dello sviluppo sostenibile? Perché incentivare singole parti e singoli pezzi di un sistema complesso può voler dire in qualche modo risolvere il problema A, ma generare problemi a B e C. In un sistema è sempre così. E quindi pensare di incentivare la filiera edilizia misurata in cui la qualità dell'ambiente costruito, che oggi chiamiamo sostenibilità in un senso più ampio, è importante. Allora, strutturare una filiera anche dal punto di vista della finanza collegata diventa centrale. Su questo abbiamo un elemento di particolar valore che è stato prodotto proprio a marzo 2020, è il Taxonomy Report. Quel documento indica in modo molto chiaro quali sono gli aspetti che la finanza deve considerare per essere ritenuta green, in qualche modo sostenibile. E da un capitolo su edilizia immobiliare. Quindi la finanza green applicata al settore dell'edilizia può essere vista come leva del cambiamento? È una leva fondamentale. Il tema della sostenibilità è sempre declinato su tre variabili, quella ambientale, quella sociale e quella economica. Senza una leva economica adeguata, io credo poco nel cambiamento. Ovvero, credo poco nei santi, credo invece in imprenditori che traguardino obiettivi comuni per il proprio profitto, per in qualche modo la propria sopravvivenza. Ecco, questo diventa a questo punto un elemento utile, ma lo diventa non solo per gli imprenditori, ma per i signori Marco e le signore Maria, ovvero quando la banca o chi ci finanzia, i nostri luoghi dove abitiamo, comincerà correttamente a valutare il valore di un edificio sostenibile, quindi misurato di minor impatto,
avrà da una parte la banca e il finanziatore un minor rischio di credito e dall'altra imporrà alla signora Maria di chiedere ciò che è necessario non solo per sé, ma per le future generazioni. Quindi diciamo che applicare gli standard energetico-ambientali agli edifici deve essere vista come una strategia volta a creare un maggior valore a lungo termine dell'immobile. Sì, abbiamo già fatto delle analisi in tal senso, sono già state fatte a livello internazionale svariate simulazioni e analisi del valore prodotto, sia in termini di valore dell'immobile che di tempi di vendita o locazione, che di percentuali di sfitto, e tutto è assolutamente favorevole al fatto che una edilizia di qualità misurata e quindi sostenibile, misurata con protocolli energetico-ambientali, risulti la sostanza e risulti il maggior valore possibile. Valore che, se non è misurato, non è conosciuto e in qualche modo finisce in quelli che vengono chiamati non performing loan, quindi finisce in asset che non sono prestazionali e che quindi non sono più un valore, ma un problema. Ecco, i protocolli energetico-ambientali aiutano questa transizione, sono lo strumento oggettivo che aiuta. Sono strumenti, come tali sono migliorabili, su questo in GBC Italia stiamo fortemente lavorando, non ultimo anche in termini innovativi. Mi permetto di dare una ulteriore sottolineatura alla sua domanda, in quanto il tema energetico-ambientale ha una radice anglosassone come tendenza, come stile. Noi abbiamo aggiunto qualcosa di più. Una lettura autentica italiana. Coniughiamo i temi della sostenibilità e quindi le prestazioni energetico-ambientali di un edificio agli ambiti della cultura, legato agli edifici storici. Ecco, unire i due termini, heritage and sustainability, come due facce della stessa medaglia, risulta una lettura autentica italiana e quella alla quale contribuiamo come modello alla community mondiale. Anche la finanza sta accorgendosi di questo grande valore e quindi ci sta dando ragione in questa lettura. Beh, sicuramente sono temi interessanti da trattare e da approfondire. Green Building Council Italia tornerà a parlare di green building, edifici verdi e finanza nel corso dell'anno. Certo, abbiamo iniziato a dicembre con un evento molto importante che per noi è stato un po' uno spartiacque. Dopo aver parlato di prestazioni, di strumenti per la rendicontazione energetico-ambientale degli edifici, dopo aver parlato dei nuovi strumenti che stanno arrivando dall'Europa dal punto di vista appunto della rendicontazione, come lo strumento Levels, che chiederà all'edilizia di misurarsi nelle sue prestazioni, abbiamo introdotto la leva della finanza. Da lì abbiamo iniziato un percorso che andrà avanti per altri 5 eventi e vedrà confrontarsi persone di grande spessore. Io credo che quanto al primo evento di dicembre e all'intervista fatta al presidente David Sassoli, ecco, quella è stata un'apertura realmente importante e ci ha anche confermato la correttezza del percorso. Dobbiamo parlarne di più e parlarne in maniera più efficace. Va bene, la ringrazio e non ci resta che dare appuntamento e invitare chi fosse interessato a consultare le altre date sul sito di GBC Italia. Grazie, ringrazio lei e Ingenio per la cortesia e per la Grazie. intervista.